Nato, un nocciolo che poi ti ha spinto a scrivere il romanzo. Dunque, la storia è un po' strana perché devo confessare che non c'è stato un grande lavoro iniziale, nel senso che io ce l'avevo già dentro quelle cose, le avevo già tutte dentro e non c'è stato un momento, non è messo scatenante che mi ha appunto scatenato l'impulso di scriverlo. Io stavo portando di questo nerd e mi è venuta l'idea di questa ragazza determinata, ritenuta, posta con una tragedia alle spalle che affrontava questo mondo, lo avessi da sola, con solo una spada e se stessa, il suo coraggio, e solo che mi sono messa a tavolino e mi sono detta basta con la paura di zombie, non ce ne può più. E facciamo qualcosa di diverso e niente, ho preso questo libricino e questo taccuino e ho cominciato con il suo nome, la protagonista, che è insomma, la prima cosa che mi è venuta in mente, che voglio scrivere una ragazza di nome Alice, perché sono innamorata di Alice in Wonderland e Carol, e doveva assolutamente avere un nome e da lì è fatto tutto, dal nome. È nata la sua storia, è una storia molto diversa da quella che avevo inizio all'inizio e parlava di me fondamentalmente. È una storia che ha tanta oscurità ma anche tanta speranza e proprio perché mi serviva, quando ho iniziato a scrivere non sapevo che sarebbe andata così, ma l'ho sentito e mi serviva proprio liberarmi di tante cose che avevo vissuto e le ho pensate quindi parlaci un po' della trama, anche per istigare la curiosità dei nuovi lettori, di che parla, senza spoiler ovviamente. Parla appunto di questa ragazza molto addormentata, la sua storia è abbastanza tragica, comincia con una tragedia alle spalle e per questo si trasferisce in una nuova città dove crede di poter ricominciare da capo, anche se per lei cominciare da capo vuol dire non provare più nulla, perché la tragedia che aveva vissuto le ha lasciato un gol troppo grande e nonostante lei non fosse mai stata in grado effettivamente di provare delle emozioni, tranne con la sorellina, lei ha deciso che non riusciva neanche più a provare, neanche più a non voleva neanche rischiare perché non voleva più soffrire. Però c'è una cosa inaspettata, lei scopre di avere dei poteri paranormali e dopo questa scoperta incontra un gruppo di persone, di ragazzi con le sue stesse facoltà e ecco, non vorrei dire troppo, dirò soltanto che tramite l'interazione con questi ragazzi lei alla fine riesce a superare tutta quell'oscurità che si porta dentro da anni e riesce in qualche modo a ritrovare se stessa e diciamo l'oscurità si trasforma in speranza. Perfetto. Il titolo, grande curiosità sul titolo, perché hai scelto questo titolo? Spiegaci. Allora, mi sono anche molto contestato perché ci sono una marea, Oblivion, però era l'unico che poteva andare bene. È un termine latino, significa Oblivion, oscurità, ed era la parola che più romanzo, era proprio quello, tutto era ancora più che quella parola. Capito, perfetto. Parliamo dei personaggi. Abbiamo già introdotto la protagonista, ma tu, al di là della protagonista, che ovviamente ci sei molto legata, a quale altro personaggio sei molto molto legata? Non voglio spoilerare nulla, però dirò che sono legata, molto legata a Janet, che è diciamo la sua protagonista ed è una ragazza anche lei molto tormentata e subisce un bullismo praticamente da tutta la vita, è una ragazza molto timida e diciamo che subisce un po' tutto nella vita, ecco. Io ho ovviamente esagerato il tutto, ho enfatizzato qualche cosa perché appunto il messaggio di speranza poi finale doveva avere un senso, come si può dire nella vita trova la sua importanza nella morte, insomma. E quindi la situazione di Janet non è la mia,
ma Janet è una faccia della medaglia di mio e insieme a Dennis. Janet quindi ha la mia timidezza, ha il mio timore di restare soli, di essere indifferenti, cioè di fare indifferenti al mondo e ho enfatizzato, ma sono io, Janet. Quindi pensi che il personaggio di Janet sia quello che ti assomiglia di più o secondo te c'è un altro personaggio che secondo te è più che si modella meglio addosso, ecco? Dunque, no, ecco, come dicevo, Janet è una faccia della medaglia, Alice è l'altra, io sono praticamente il 50% il fanno di quello che sono io, cioè il 50% di compongo la faccia sono io. Perché Alice, tutte le sue riflessioni sulla vita, quelle che non le piacciono. Sono state di metti, ma sono le mie espressioni e dovevo tirarle fuori in qualche modo perché non ce la potevo più. Ho detto basta, Alice è e però non ho la sua risoluzione, non ho il suo coraggio, ci sono degli aspetti quindi del carcere di entrambi che non si specchiano aspetti che non lo fanno. Infatti sono una in controllo dell'altro, non ho capito. E senti, qual è stato il personaggio più facile e quale è il più difficile da scrivere? Questo è difficile. Allora, no, il fatto è che fondamentalmente io li ho scritti tutti in getto, nel senso, non so come, ma l'ho scritto in 4 mesi, la storia se l'avevo tenuta in testa, mi è arrivata così lampante come un fulmine, nessuno è stato troppo difficile da descrivere, forse Monroe, che è la bulla della situazione, perché proprio perché io ero fatto di tutto quanto, non avendo mai vissuto realmente una situazione del genere, ho dovuto veramente faticare per trovare una storia che le stesse addosso e le calzasse al pennello. Però a parte questo tutto scorreva. Senti, prima hai accennato al fatto che comunque c'è una vena autobiografica nel tuo romanzo. Esattamente, qual è questa vena autobiografica? Mi ripeto, però come ho detto prima, diciamo che sono i personaggi di Alice e Janet, nel senso è la parte introspettiva, perché fortunatamente non ho mai visto dei momenti del genere, sono tragici, però appunto dovendomi liberare di tante sensazioni, è quello che dico. Ok, perfetto. Senti, anche qui l'hai già accennato che avevi già tutto in testa, però per non creare confusione nella scrittura del romanzo, ti sei aiutata con degli schemi o semplicemente appuntavi delle idee sul taccuino? Come si è svolta la creazione esattamente? Ho capito tutto quanto. Io non uso schemi perché mi confondono, però mi appuntavo, io scrivo ovunque, nel senso scrivo sui mezzi pubblici, scrivo durante le lezioni all'università, scrivo ovunque, perché quando mi viene un'idea non riesco a fermarmi. E non riesco a fermarla, perciò c'è tempo la scrivo, altrimenti io la mettevo qui e quando avevo l'occasione poi di metterla per iscritto e svilupparla diventava reale, ma questo succedeva nell'arco di tempo massimo di un giorno perché altrimenti scivolava via e io anche se sto dormendo mi sveglio con un'idea, mi alzo e la scrivo. Avevi chiaro anche la fine o è uscita fuori nel gesto della scrittura? Ok, non spoilerò nulla. No, non devi dire nulla. Ma voglio dire, anche perché ho letto il libro, che la fine non era quella. Ok. Era una fine diversa, ma non vorrei spoilerare nulla, però ci tengo a dire che comunque è un evento che l'ho anche già accennato prima, dava più importanza, secondo me, a tutta la storia. Tramite quell'evento io ho cercato di esagerare una situazione per dargli più importanza. Senti, durante la stesura hai avuto bisogno di un accompagnamento musicale o eri più tipo da lasciatemi stare, voglio il completo silenzio, voglio stare da sola? Io sono il tipo da lasciare di stare, però il silenzio mi gusta. Diciamo così. Però in realtà non mi piace neanche stare troppo da sola, nel senso mi dà fastidio la cosa mia. L'importante è
ricordate che c'è il trilingue là sopra. Però io ascolto molta musica sempre e mi aiuta a sviluppare le idee, ad esempio le idee, però io ho bisogno di ispirazione, io non scrivo se non ho ispirazione e la musica mi aiuta. Ti ragiono, mi fa il stesso posto, non ci posso fare nulla. Quindi anche se ho gente in giro non mi interessa, l'importante è togliere le bicchette e il tasto che mi salta sui tasti, mi lanciata tutto, lo devo scrivere. E la musica ascolto tante colonne sonore, tipo Cimani. Ok, lo ammetto. Ammettiamo tutti che la colonna sonora di Twilight, ragazzi, è fantastica, ok? E tira tantissimo, non ci posso fare niente. Il film Annie, la colonna sonora è meravigliosa. Quindi io ascolto le canzoni più deprimenti della colonna sonora di tutta la saga di Twilight, le canzoni più deprimenti, tutte le canzoni da Sheeran, le canzoni più deprimenti di Florence and the Machine, Nothing More, insomma, quasi cose del genere. Però sì. con le parole, perché è vero che è verissimo che può distrarre, non posso distrarre, ma quando mi distraggo io mi fermo sotto la canzone, ok? E vado avanti. Spostiamo l'attenzione su un paio di temi cardine che personalmente mi hanno colpito molto, ossia il bullismo e la vendetta, di cui vorrei leggere un estratto più tardi, se siete tutti d'accordo ovviamente. E, perché hai voluto parlarne? Che cosa ti ha spinto a voler trattare questi argomenti? Allora, sono ovviamente collegati il bullismo e vendetta. Il bullismo secondo me è un tema fondamentale perché non mi sembra molto trattato nella letteratura, specialmente quella dei giovani, e l'ho voluto fare per questo motivo, anche perché diciamo che in teoria io credo di averlo provato proprio bene, in pratica non si può mai sapere quello che accade, ma io mi sono sentita a volte diciamo presa di mira, tra virgolette. Ovviamente la situazione di Janet è molto esagerata e Monroe non esiste assolutamente, non ho mai conosciuto una persona come lei, però ecco, volevo riflettere anche sul fatto che non esiste solo il bullismo fisico ma anche quello psicologico e volevo dare un messaggio ai giovani, nel senso parlatene perché si può risolvere, tutto si può risolvere e tenerlo dentro non è una buona, non fa per niente bene, anzi poi ve lo portate tutta la vita. La vendetta, ovviamente minima di conseguenza, l'ho affrontata dal punto di vista della scuola, quindi del professore, perché il professore era una figura autoritaria che poteva appunto dare più importanza a questo tema e far capire quanto sia sbagliato, perché non è ovviamente. E volevo proprio fare questo.